Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Charlie Fox e questo è un video dedicato alle unghie, in particolar modo dedicato a Dati Dai 91, che gli avevo promesso di fare un video dove io mostravo come mi appiccicavo le unghie finte. Io non vado più dall'estetista che sono molti anni. All'inizio facevo ricostruzione unghie, poi mi sono trovata bene con il metodo mio fatto in casa. Ovviamente non sono un'estetista, non sono una ragazza con diploma di estetista, lo faccio solamente per puro scopo personale. Ci tengo tantissimo a dirlo perché è puramente personale il voler o non voler fare quello che sto facendo io. Ovviamente, se siete delle ragazze piccole d'età, fatevi aiutare sempre da un adulto se volete seguire quello che sto facendo io. E l'unica cosa che vi posso consigliare è quella di non fare assolutamente l'uso di questo tipo di colla contenente cianuro. Se volete giocare con le vostre unghie, esistono anche questi appiccichini qua che surriscaldati fanno lo stesso effetto della colla, però dura un po' di meno, ma è la stessa cosa. Io sono anni che uso questo metodo e mi trovo bene. Allora, iniziamo. Spero che questa mia follower sia contenta del video che gli sto facendo. Allora, quello che vi occorre per fare la manicure fatta come la faccio io è alcol denaturato, questo qua, della colla per unghie o tipo attac. Mi prendo tutte le responsabilità di quello che mi potete dire, ma è una cosa mia personale. Se non volete, non seguite il mio esempio. Allora, questo qui è crema per mani, un cotoncino, o va bene anche un batuffolo di cotone, però meglio questo perché non ha i peletti del cotone. Una lima per unghie, io ne ho due. Delle unghie finte vanno bene qualsiasi, anche quelle da 1 euro. Queste le ho prese da Shein, erano un botto chiuse nella scatolina qua. E a me personalmente non ho una forma preferita, vado un po' a periodi. Queste qua sono un po' così, a punta di ballerina. Però a volte uso anche quelle là più lunghe, extra lunghe, un po' come insomma mi va di abbinarla al mio outfit. Le avete viste anche negli shorts che sono un po' insomma particolari, a volte sono semplici e a me piacciono così. Ovviamente mi aspetterò magari qualcuno che mi dice sono volgari, fanno schifo, mi piacciono le unghie con i French. Ok, va bene, va benissimo, va bene tutto nella vita, basta che non si litiga, basta che non si è troppo insomma offensivi. Io accetto i gusti degli altri e gli altri accettano i miei gusti. Ok, l'importante è che questa c'è la pace. Ovviamente prima di iniziare questo lavoro dovete mettere per forza qualcosa al di sotto per evitare di macchiare mobili, di evitare macchiare insomma letto, eccetera eccetera. Speriamo insomma che vi sia stato chiaro, perché non voglio che poi magari ci combinate guai. Allora, questo qui in primis mi servirà per disinfettare le unghie insieme a questo, perché io a parte che già mezz'oretta fa ho lavato le mani con il sapone, le ho fatte asciugare benissimo, mi raccomando, devono essere asciutte benissimo le mani. E ora vado ad applicare l'alcol, questo qui, sul cotoncino, e vado a disinfettare le unghie. Ovviamente con un'unghia corta, cortissima sotto, vi verrà meglio, vi durerà di più, perché nel frattempo che voi avrete le unghie finte, l'unghia vi crescerà sotto, ok? Tipo ricostruzione. A me di solito le unghie mi durano 2 anche 3 settimane se le applico benissimo.
Mi scuso se non l'ho fatto prima questo video, ma sono stata ammalata e non mi sono sentita bene. E a volte ho le mani spaccate dovute alla dermatite atopica, ok? E quindi adesso mi sono sentita di farlo, l'avevo promesso e lo sto facendo. Ok, il primo step di disinfettare l'abbiamo fatto. Ora vediamo le unghie, guardiamole bene. Allora, ci sono diverse forme di unghie ovviamente nel mondo. Io ho un tipo di unghia che si adatta benissimo a questa forma qua, proprio questa forma qua mi cade proprio a pennello. Allora, io vado a prendere l'unghia e misuro l'unghia qui. Se vedo che non ci sono ovviamente spazi e non ci sono insomma troppe distanze, per me va bene così. E quindi la vado a mettere di lato. Questo è il pollice. Poi andiamo a vedere una che si misuri bene con l'indice. Questa è troppo grande. Questa potrebbe andare bene, però se vedete che è troppo stretta, a volte si rialzano e quindi bisogna vedere un pochettino qual è meglio. Questa qui mi sembra perfetta e quindi vado a staccare questa qui. E così via, così per tutte le dita, insomma. Ok, le mie unghie sono messe in fila in questo modo, dai pollici alle altre dita. Ora queste qua in più io non le vado a buttare perché mi possono servire per fare un altro, diciamo, altre unghie a mia fantasia, magari mescolando i colori, eccetera. E le metto qui di lato. E le conservo. Ok, ora potete scegliere di tenerle così o altrimenti esiste anche questo aggeggio fatto in questo modo che serve a troncare le unghie. Io adesso per esempio in questo periodo non lo so se le vorrei tenere così lunghe, quindi cerco di tagliarle un pochettino e vi faccio vedere come faccio. Allora, spero che si capisca bene. Allora, l'unghia è fatta in questo modo, l'unghia in plastica. Queste sono particolarmente in soft touch. Questo qui viene inserito all'interno, vi faccio vedere in questo modo, così. E io le taglio un pochettino, giusto un pochettino, in questo modo, vedete? E in questo modo avete l'unghia più corta, però siete anche libere di tenerle così a ballerina, non è per forza. Io le voglio un po' più corte in questo periodo, non lo so, o perché comincio a sudare e automaticamente insomma mi gratto, eccetera. Non lo so, forse è meglio non tenerle così lunghe, mi sento un po' a disagio ora in questo periodo, però forse con il periodo fresco cominciamo a mettere le unghie più lunghe, insomma. Ok, ora le mie unghie sono accorciate di un pochino, come potete vedere, ecco, le ho tagliate tutte, giusto un mezzo centimetro, insomma. Siamo pronti per incollare. Di solito la colla è beccuccio più lungo, io questo qua, insomma, l'ho dovuto spezzare perché si era seccato il beccuccio, quindi ma va bene lo stesso. Allora, io prendo un'unghia, la metto in questo modo, cioè non metto la colla sull'unghia, ma sull'unghia finta, scusate, ma sull'unghia quella vera. E comincio a fare uno strato non troppo spesso, ma sottile di colla. E prendo l'unghia finta e cerco di farla incastrare bene, benissimo, nella mia unghia naturale, in questo modo, e spingo al centro. Così. Aspetto qualche secondo e lascio. Quando sentite che l'unghia è ben appiccicata, non riuscite a sentire perché sentite che tiene proprio, insomma, non è debole. Allora, poi vado a continuare con altre unghie. Mami. Ecco qua. Ormai è diventato così facile per me che non ci faccio manco caso, insomma, al fatto di tenerle in posa. Tutto qui.
Ecco qui, state attenti sempre che vi potete appiccicare un po' con le mani. State attenti nel caso dovesse succedere, non vi spaventate, staccate subito la pelle dalla colla e poi in successione andate a sciacquare con acqua calda quando si sono asciugate bene le unghie. Ok, una volta applicate tutte le unghie, stando sempre molto attenti, mi raccomando, io vado a fare un altro passaggio al di sotto dell'unghia, qui vado a mettere altra colla, ma giusto una puntina, che va a ricadere proprio all'interno dell'unghia finta e fa più spessore. Ecco qua, tipo, insomma, mettendo tipo così, tipo siringa, insomma. Ok, una volta fatto questo, mentre aspetto un pochettino che si stanno asciugando, volevo ribadire di nuovo il concetto: se voi andate a leggere negli ingredienti delle colle per unghie, c'è scritto cianuro. Il cianuro è un componente che sta anche nella colla Attac o quelle simili, ma questo fa sì che è velenoso, ovviamente. Però tutte le cose artificiali sono velenose, ok? Io mi sono assunta questa responsabilità perché compravo colla per unghie ma non teneva un cavolo. Ho preso la colla Attac che aveva gli stessi ingredienti. Io ci tengo a precisare, non voglio far sbagliare le persone, ma io voglio solo dare un consiglio. Se voi domandate alla vostra estetista che colla usa per attaccare le unghie, ok, esistono tante colle, però molte usano questi tipo di colle. Io mi trovo bene così, qualsiasi cosa fa male, i detersivi fanno male, i saponi fanno male, le colle fanno male, alcuni tipi di trucchi fanno male, quindi ognuno si assume le responsabilità del proprio corpo. Io vi ripeto, se proprio non volete usare queste cose così pericolose, esistono questi appiccichini. Ne vendono anche a mazzetti su AliExpress, su Shein, li trovate dai cinesi. Sono comodi, fanno la loro figura e appiccicano lo stesso, però vi durano di meno. Ok, ultimo step. Prendo una lima di cartone, io ho queste qui fatte a forma così di banana perché mi trovo meglio, e vado a limare quello che c'è in più dell'unghia, la vado a arrotondare, la vado a fare lo scarto di quello che c'è di plastica, ecco, vedete? E la posso formare come voglio, la posso fare più a punta, la posso fare più rotonda, la posso fare più a mandorla. L'importante è che non esagerate, insomma, se vi piace questa lunghezza qui non esagerate, e quindi vi conviene, insomma, fare giusto quel filino per non farla fare tagliente. Infatti io quando poi non taglia più, cioè che non è tanto aggressiva, mi fermo. Ok, ho finito di rimare le mie unghie, mi rendo conto nella mano in cui voi non siete abituati a scrivere, potete trovare difficoltà a limare, dovete fare movimenti strani con le dita. Se trovate difficoltà, a parte le limette per unghie, esistono anche degli aggeggi automatici a pile o a corrente che possono limare le vostre unghie, altrimenti vi fate aiutare da qualcuno. Oppure potete limarle prima che le applicate, insomma. Ora l'ultimo step che vado a fare, applico una crema per mani per completare il lavoro. Ok, ne metto un goccino, se collabora, ecco qua, ne metto un goccino e così finisco le mie mani. Ecco qui, queste qui le unghie sono in soft touch, però potete anche decidere di applicare uno smalto trasparente per renderle più lucide.
per fare l'effetto gel, insomma. Ecco a voi le unghie finite. Spero di esservi stata di compagnia. A presto, un bacio, un bacione e un abbraccio.